Benvenuti a tutti. Oggi è venerdì, 2 settembre 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Ariete. Impegnatissimi ma sereni. Basta cardiopalmo e nervi tesi, anche oggi l'agenda è strapiena, ma con l'animo sereno tutto scorre più fluido. L'inconscio è un magazzino meraviglioso da cui traete spunti incredibili, sogni, ricordi, impressioni e ispirazioni geniali, perfino brani di discorso uditi o letti per caso. Tutto aiuta se arriva al momento giusto per un problema in cerca di soluzione. Il capo avanza richieste impossibili? Niente paura, con l'intuito e l'efficienza garantite dalla Luna lo stupite realizzando tutto alla perfezione. Serenità in famiglia per una bella notizia o un evento da festeggiare senza intrusioni di parenti o amici chiassosi, nell'intimità con le ricette tradizionali e le stoviglie della nonna sentite la forza delle radici e la coesione della tribù. La coppia ha alla base una manzanza di affetto, di desiderio, di amore di cui ben presto potrebbe risentirne. Il rapporto è trascinato per inerzia e mantenuto in piedi solo dall'ostinazione di uno dei due partner. I partner si disilludono e aprono gli occhi sul loro rapporto e sulla sua genuinità. I single si accorgono di aver riposto le loro speranze in persone poco interessate o comunque hanno fantastico molto più del concesso. L'amore inizia a farsi interessante e si predispone a farvi vivere delle novità importanti. Se i single matureranno nuove amicizie, si consolideranno alcune coppie che potrebbero vivere momenti magici. E anche l'ora dei ritorni inaspettati. Un amico potrebbe dirvi qualcosa che vi recherà dispiacere e vi metterà in tensione, purtroppo ne risentirà la giornata e l'umore che per questo non sarà tra i migliori. I rapporti con gli altri, in particolare con colleghi e collaboratori, appaiono nettamente rallentati. Non è solo Mercurio a renderli così, ma anche la vostra pigrizia e la vostra poca disponibilità in questo periodo. Rate troppo alte o troppo a lunga scadenza potrebbero crearvi qualche problema nel momento in cui chiederete un prestito o un mutuo, valutate in ogni caso le condizioni e fate bene i vostri calcoli. Non trascurate la famiglia, qualcuno sta soffrendo dei vostri atteggiamenti. Portate il sorriso e illuminate le giornate dei vostri cari. Vi dedicherete ai lavori manuali, non c'è niente di più distensivo che liberare la mente da pensieri e preoccupazioni. Maneggiate con prudenza oggetti taglianti come coltelli, cacciavite e seghetti, siete distratti e potreste ferirvi. Qualcuno potrebbe scoprire il vostro segreto, fate molta attenzione e mantenete i vostri segreti unicamente per voi. Nettuno oggi vi consiglia di non confidare le vostre idee e progetti. Questi potranno realizzarsi solo se resterete riservati e se saranno meno possibili le persone che conosceranno i vostri progetti. Le vostre idee ultimamente peccano di banalità e se fate un lavoro creativo appunto, potrebbe costituire un grosso problema, al quale dovete immediatamente rimediare. Cercate di non andare troppo a fondo nei discorsi in questa giornata, perché potreste ricevere delle brutte sorprese. Nella giornata di oggi vi servirà molta pazienza per affrontare alcune persone che vi faranno visita ma che non sono propriamente benvenute. Oggi sarà il giorno dei ricordi, soprattutto in amore. Molti pianeti sono stimolanti al positivo e al negativo e vi incitano a osare in diversi campi della vostra vita. Per nominarne solo alcuni, da Nettuno a Urano fino a Venere, sono questi corpi celesti che tifano spudoratamente per il vostro successo. Marte in Gemelli vi fa godere di uno straordinario momento di vigore e tonicità muscolare. Ogni attività fisica fa al caso vostro, avete solo da scegliere. In amore potrebbe esserci qualche piccola incomprensione, meglio restare in silenzio e tenersi tutto dentro o parlare con il partner e cercare una soluzione? Nel lavoro siete alla ricerca di un riscatto, potrebbe essere arrivato il vostro momento. Oggi piccolo traguardo per voi è una grande vittoria, almeno negli ultimi tempi. Questo perché nella vita privata non avete grande slancio, nonostante diciate che tutto va bene. Qualche piccolo intoppo c'è. Per evitare domande scomode avete due alternative, parlarne oppure tacere e lasciare che tutto vada come deve andare.
La seconda opzione però, sarebbe da codardi e voi non lo siete, almeno non abitualmente. Il sole in sesta casa parla di lavoro, ma soprattutto di salute. Innanzitutto quello della terra, che per ristabilirsi ha bisogno di una mano sostanziale da parte di tutti. Proprio oggi si festeggia la giornata mondiale per il creato. Di armonia parla anche il sestile in gioco tra la luna e il sole, il lato femminile e quello maschile a prescindere che vi chiamiate Maria o Mario. Lo yin e lo yang convivono e coesistono manifestandosi ciascuno nei vari momenti della giornata e della vita, l'essenziale è che lo facciano in sintonia e senza conflitti. Amore ed Eros. Famiglia unita, complice, tesa come una rete da equilibrista per attutirvi eventuali cadute, ma per fortuna non ce ne sarà bisogno, andate avanti brillanti e decisi, fedeli nel cuore, appetibili tra le lenzuola. Cari Ariete. Potrebbe esserci qualche piccola incomprensione nella sfera sentimentale, meglio restare in silenzio e tenersi tutto dentro o parlare con il partner e cercare una soluzione? Forse la seconda. Per quanto riguarda il lavoro, siete alla ricerca di un riscatto, potrebbe essere arrivato il vostro momento. Il vostro rapporto giovane o ben avviato che sia, sarà davvero fantastico in questo momento. Ma c'è solo un consiglio utile da darvi, prestate molta cautela se non volete rompere degli equilibri creati. Nettuno, pianeta dell'intelligenza emotiva, in buon aspetto per il vostro segno è il portatore di fortuna in amore, nel senso che vi rende coscienziosi, attenti al benessere della persona che avete accanto, fermi nel non lasciarvi suggestionare da fugaci quanto poco gratificanti avventure. Specie se festeggiate il vostro compleanno dal 9 all'11 di aprile, avrete l'occasione di programmare progetti di vita, da matrimonio a convivenze stabili, fino alla possibilità di mettere al mondo un figlio. Per chi è più disimpegnato, grande successo nelle avventure. Lavoro e denaro? Il fulcro della giornata, impegnativa ma non ansiogena. Organizzando l'agenda ma soprattutto la mente portare tutto a conclusione con la determinazione di un caterpillar. Capo stupefatto delle vostre risorse, forse non vi conosceva abbastanza, ma ora la stima nei vostri confronti si eleva di mezzo metro. Finanze in stand-by con prospettive di recupero. Sarete nel posto giusto al momento giusto, approfittatene. Se avete in programma colloqui di lavoro andranno decisamente bene. Riuscirete a convincere l'interlocutore, anche se non avete di idea di cosa state parlando. Nel vostro segno splende l'ideale signoria di uno dei pianeti delle risorse, Plutone, siete uno dei segni dunque meno indifferenti alle questioni finanziarie, anche se spesso potreste mostrare atteggiamenti spreconi, ma solo per ragioni di altruismo e di generosità gratuita. Benessere. Benessere garantito da un sistema di vita frugale e rigoroso, anche il sesso ha la sua importanza, ma come ogni medicina. Va preso nelle dosi consigliate. Aiutino adottando una dieta sana a base di cereali e verdure, attrezzatevi con ricettari di cucina bio. Un'uscita con una persona amica vi aiuta a distrarvi e a stare meglio, non dimenticate il movimento, lo sport, le camminate, va bene tutto. Importante è venire fuori da questa fase di pigrizia. Per lei, ormai ne siete sicure, nel vostro gatto si cela un mago o una strega, presentisce i temporali, l'arrivo di qualcuno, un guasto o un guaio imminente, meglio di un mazzo di tarocchi o della sfera di cristallo. Per lui, dopo tanti batticuori per l'assetto finanziario finalmente vi sentite tranquilli. Buoni investimenti in mattone e in titoli. Crescita lenta ma sicura anche a prova del tracollo finanziario paventato da tutti. Colore delle emozioni, blu notte. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9. Attività, 10. Finanze, 9. Benessere, 8. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.